Allora, io intanto volevo presentarlo un attimo. Stasera abbiamo l'onore di avere tra di noi il professor Francesco Paolo De Ceglia, docente di storia della scienza presso l'Università di Bari. Quindi è un ospite davvero eccezionale, davvero competente. E stasera illuminerà su un argomento davvero molto, molto particolare e parleremo dei vampiri. Tra l'altro, il professore è anche autore di un libro uscito recentemente che vi faccio vedere, si chiama Vampir, credo di aver pronunciato bene perché credo che sia in serbo la parola, vero professore? Magari mi corregge anche Sì, lei. ma trasposta in tedesco, quindi vampir va bene. Vampir. Con sottotitolo Storia naturale della resurrezione, edito da Einaudi, io ho letto quasi tutto il libro, devo dire la verità, ed è davvero molto molto interessante, tant'è vero che ho chiesto al professore di partecipare a questa live proprio per parlarci di questo argomento che è conosciuto, cioè almeno tutti conoscono i vampiri, sanno cosa sono i vampiri. Ma magari molti non sanno da dove deriva la figura del vampiro, e naturalmente tanti sono legati al vampiro letterario o al vampiro cinematografico, e quindi stasera faremo un pochino di domande al professore per capire che affinità c'è, no, tra i vampiri propriamente detti, no, quelli di cui parla il professore nel libro e di cui parleremo stasera, e quelli magari della fantasia inventati dalla letteratura o dal cinema. Io, prima di dare la parola al professore, invito tutti voi, se volete fare qualche domanda, chiedere avete qualche curiosità, di scriverlo qua giù. Qui vedete anche, c'è un simbolino col punto interrogativo, le domande magari scrivetele lì così ce le ho tutte, riusciamo anche ad averle tutte insieme, così riesco anche a smistarlo al professore. E poi per gli altri commenti scriveteli tranquillamente nella barra dei commenti, quindi saluti, affermazioni o puntualizzazioni che volete fare, potete scriverli tutti lì. Bene, io partirei subito con una domanda al professore: come mai ha scelto questo argomento così particolare? Insomma, quindi Ma sono proprio curioso di sapere. un po' perché evidentemente mi incuriosiva sin da ragazzino, un po' perché è venuto lui a trovarmi mentre studiavo altri argomenti. Io per alcuni anni ho lavorato fuori, ho lavorato in Germania, mi occupavo di storia della medicina, appunto perché sono uno storico della scienza. E in particolare di storia della nozione di morte, che sembra essere un argomento contemporaneo, cioè novecentesco, legato soltanto alla disciplina dei trapianti, quindi quando una persona è morta si possono espiantare gli organi. Ma in realtà è un argomento che percorre tutta la storia della scienza, tutta la storia della medicina, in maniera sotterranea. E mi ero re reso conto che nei paesi dell'Europa settentrionale e soprattutto nei paesi non cattolici, quindi nei paesi ortodossi e riformati, si aveva una nozione di morte molto più blanda, come se i corpi potessero continuare a vivere per un certo lasso di tempo anche dopo la morte ufficiale. Cosa che invece non avveniva nei paesi cattolici e latini. E in questo noi siamo sempre stati, per così dire, schiavi un po' dell'eredità giudaico-cristiana, anche perché in paesi come la Palestina storica i morti si seppellivano il giorno stesso della morte. Lo stesso Gesù Cristo, lo stesso Venerdì Santo viene sepolto perché poi c'è lo Shabbat, ma anche Lazzaro si dice che puzza dopo 2 giorni. Per motivi climatici, nei paesi a latitudine più bassa è facile pensare che il morto sia qualcosa di evidente, perché altrimenti il corpo si altera. E questo arriva in Italia, nei paesi del basso Mediterraneo,
insieme ad una idea teologica significativa per cui la morte sia l'exitus, cioè la fuoriuscita dell'anima dal corpo, che è concepibile soltanto in quest'ottica di separazione netta tra vita e morte. Ora, nei paesi dell'Europa settentrionale, un po' perché il cristianesimo arriva più tardi, anche 1000 anni più tardi rispetto a noi, un po' perché, voi immaginate questi paesi, io ho studiato tra le varie cose l'Islanda. In Islanda il terreno è gelato 9 mesi all'anno, quindi i morti non possono essere sepolti, devono essere messi sotto dei tumuli perché non puoi scavare, ma anche in paesi in cui l'inumazione è più comune, come la Svezia, la Moravia, eccetera, nell'Europa centrale, ci sono queste che vengono chiamate le Todenbretta, cioè delle barelle per depositare i morti e poi seppellirli una volta che il terreno si è gelato, quindi alla fine, all'inizio della primavera. E adesso ci sono addirittura delle piccole selve di Totenbrett, a ricordare l'usanza. Quindi fino a quando non metti il morto, non elimini il morto, non lo metti sotto terra definitivamente, in modo che si possa creare una cesura tra te e lui, è come se tu pensassi che il morto è ancora vivo. Quindi vedevo queste due Europe, l'Europa del Sud e l'Europa del Nord insieme all'Europa dell'Est, perché poi l'eccezione siamo noi del triangolo Francia, Italia, Spagna, quindi i paesi del cattolicesimo imperante, per così dire, in cui la morte poteva essere intesa in maniera diversa. E all'interno di quest'altra Europa che noi non conoscevamo, cioè l'Europa germanica e l'Europa slavo-ortodossa, si avevano delle credenze sulla vita postuma dei morti che io trovavo estremamente affascinanti dal punto di vista antropologico, perché mi dicevano delle cose importanti dal punto di vista scientifico, io sono uno storico della scienza, ma mi dicevano delle cose importanti su come il nostro attuale modo di intendere la vita e la morte sia una costruzione storica. Quindi, in fondo, ho usato le credenze sui vampiri non tanto per, tra virgolette, criticare i vampiri, ma ho usato le credenze sui vampiri per criticare le credenze che abbiamo noi, che ai vampiri non abbiamo, che ai vampiri non crediamo. Insomma, un bel percorso che ha fatto per addentrarsi nell'argomento, insomma, quindi davvero molto interessante. Ma volevo chiederle anche un'altra cosa. Se nel momento in cui lei si è imbattuto, no, nello studio del vampiro, se si è fatto la domanda sul perché questo personaggio, quest'essere, ormai da secoli, continua ancora a essere molto presente e molto sentito, no? Anche nel presente, anche oggi, quindi anche una produzione non solo letteraria ma anche cinematografica, anche sulle serie TV e quant'altro. Sembra veramente un essere immortale, no? Come in realtà si narra, si dice nel mito. Come mai è sopravvissuto a così tanti secoli e non si è perso come tante altre figure mitologiche, no? Che magari ci sono state nel passato, secondo lei, se si è fatto la domanda oppure se riesce, insomma. La domanda è da 100 milioni di dollari, però cercherò di rispondere lo stesso. La credenza nel morto ritornante è una credenza universale, quindi si trova in tutte le culture. La sua tenuta in periodi storici contemporanei deriva dal fatto che dopo l'ondata di paura che descriveremo, cioè l'ondata degli anni 30-50 del Settecento, quando poi la gente ha incominciato a credere che probabilmente
c'erano stati dei fraintendimenti e tutti questi vampiri in giro non c'erano, il vampiro è diventato un simbolo, quindi è diventato il simbolo dell'immortalità e chi non aspira all'immortalità, all'eterna giovinezza, all'amore, è stato erotizzato. E questo naturalmente rende i vampiri estremamente affascinanti. Ma i vampiri delle origini, cioè i vampiri di quando per la prima volta nelle cronache occidentali appare il nome, sono vampiri tutt'altro che affascinanti e tutt'altro che erotizzati. Talvolta, se proprio ce li vogliamo figurare, potremmo pensare a quelli che noi oggi chiameremmo zombie, quindi dei ritornanti un po' viscidi, semidecomposti, nella descrizione di un vampiro tardo-bizantina, c'è addirittura la descrizione del suo moto a scatti, veramente come uno zombie. Che poi sapete, lo zombie invece si costruisce al contrario come mito, perché nasce come mito di un soggetto ipnotizzato e quindi ridotto ad uno stato di trance che permette allo stregone di farlo lavorare come se fosse un morto. Poi la cinematografia occidentale fa sì che diventi un morto. Quindi è un mito che anche là abbiamo un po' rivisitato. I vampiri di cui mi sono occupato io sono più modestamente dei vampiri che corrispondono all'origine del mito nell'Europa occidentale, anche se in Europa orientale questa cosa andava avanti probabilmente da molti secoli. E derivano essenzialmente dal fatto che con la pace di Passarovitz, per intenderci, quindi con l'aggiustamento degli equilibri geopolitici sui Balcani, la monarchia asburgica, cioè l'Austria, si espande in territori che un tempo erano appartenuti all'Impero Ottomano, e che quindi erano rimasti completamente isolati, noi non ne sapevamo nulla, e tra questi territori c'è ad esempio la Serbia, dove sono registrati i primi casi vampirici, e l'Austria ha un atteggiamento molto diverso rispetto a quello dei turchi, perché ai turchi in fondo interessava soltanto che la gente che lavorava e viveva in quelle terre pagasse le tasse, poi che si inseguissero i vampiri, si uccidessero le streghe, non gliene fregava niente. Invece gli austriaci sono molto legati ad un'idea di Stato che lo Stato illuminista, cameralista, quindi uno Stato in cui tutto va controllato. Nel tardo autunno del 1731 arriva una supplica al luogotenente di Belgrado. Questa supplica si dice che si stanno affastellando delle morti strane in un paesino al limiare col confine ottomano che si chiama Medveja, e Medveja poi diventerà l'epicentro. E qui stiamo proprio parlando delle origini, no? Del mito del vampiro in Europa, quindi è tutto partito da qui, quindi ascoltate bene questa storia perché è pazzesca e per cui poi dopo, da lì in poi, partirà veramente il mito del vampiro anche qui da noi in tutta Europa. Prego professore, mi Allora, scusi se no, l'ho interrotto. ma con piacere, anzi, se non parliamo, non ci divertiamo. Una precisazione, prima di entrare nel merito di Medveja, dobbiamo immaginare una cosa, che secondo me la storia dei vampiri è una storia tipicamente natalizia. Facciamo bene a fare questa presentazione in un periodo pre-natalizio, perché noi delle culture ormai cristianizzate, moderne, eccetera, un'idea del Natale come una festa rutilante in cui ci si scambia dei doni, si è felici con la famiglia, eccetera. E anche il consumismo che ci ha imposto questa idea, non soltanto la Chiesa.
Ma storicamente l'inverno è sempre stato una stagione di paura. In società agropastorali d'inverno non puoi fare nulla, perché se sei un contadino hai seminato quello che devi seminare e aspetti che sottoterra, a contatto con i morti, perché i semi sono lì sottoterra dove ci sono anche i morti aiutino quei semi a dare frutto e a crescere, così che l'anno dopo ci possa essere un raccolto abbondante. Se sei un pastore, per esempio, se hai delle capre, come succedeva in Romania, le capre d'inverno non producono latte perché hanno il capretto all'inizio, cioè alla fine dell'estate, quindi intorno a ottobre-novembre perdono il latte e lo riacquisiscono alla buona stagione. Quindi più che dare delle sementi, un po' di fieno e tenerle all'interno della stalla perché fuori nevica, non possono uscire, non puoi fare nulla. Ebbene, in questi paesi, che sono i paesi balcanici, in cui non c'era ricchezza, ovviamente, quindi anche tenere un fuoco acceso, una luce accesa, poteva essere molto complicato. Molte di queste genti passavano ore e ore a letto d'inverno a non far nulla, a fantasticare, a passare da uno stato di sogno ad uno stato di veglia, tant'è che alla fine non riuscivano neanche a distinguere che cosa avevano sognato e che cosa avevano visto davvero. In più si consideri una cosa, che c'è un lasso di tempo nel mondo slavo ortodosso, che sono i giorni, che si trovano anche in altre culture ma con altri nomi, i cosiddetti giorni vampirici o giorni senza battesimo, cioè sono i giorni compresi tra il giorno di Natale e l'Epifania, sono 12 giorni. Originariamente questo succedeva soltanto perché bisognava far coincidere la chiusura del mese solare con l'inizio dell'anno, chiedo scusa, la chiusura del mese lunare con l'inizio dell'anno solare. Poi, una volta che viene introdotto il cristianesimo, si dice che sono i giorni in cui Cristo sì è nato, c'è stato Natale, ma non è ancora battezzato, quindi è come se ci fosse un Cristo non cristiano, un Cristo che può fare tutti i dispetti del mondo. Infatti è proprio in quel periodo che ci sono tutte le apparizioni vampiriche, perché è una sorta di nero carnevale, il momento del contrario, in cui, anche secondo i vecchi riti pagani, ci si metteva delle pelli animali, credendo di trasformarsi in quegli animali e compiendo delle ritualità. L'uomo diventava bestia, la bestia diventava uomo, i vivi diventavano morti, i morti diventavano vivi. Quindi, all'interno di questa situazione, che è già molto, molto delicata, appunto, arriva a Belgrado la richiesta di intervenire a Medveggia. A Belgrado pensano si tratti della solita epidemia, era una zona che aveva la peste endemica, mandano Glaser, conosciamo soltanto il cognome, che era un medico, diremmo noi, un infettivologo, anche se all'epoca non esisteva la parola, cioè una persona la quale si occupava di epidemia. E costui va e si rende conto che probabilmente non c'è un'epidemia, e questo da un certo punto di vista è una cosa positiva. Ma c'è qualcosa di peggio, perché le persone che sono lì, i superstiti, immaginate, Medveggia poteva contare al massimo una decina di focolari, quindi un paesino, dicono che vengono visitati la notte da coloro che sono morti poco tempo prima, e costoro probabilmente non dicono niente, non fanno niente, li guardano soltanto, mentre noi abbiamo l'idea del vampiro
azzanna. tecnicamente sì, succhia il sangue, ma nelle prime testimonianze ci sono anche vampiri che succhiano il sangue, ma sono vampiri che lo succhiano a distanza, è come se succhiassero le energie. Ci sono poi anche in Romania, ad esempio, i vampiri che succhiano il latte, perché poi il latte in un'economia in cui le capre sono fondamentali. E devo dire, l'unico vero vampiro che mi dispiace che non sia mai esistito, cioè è esistito storicamente, però adesso non esiste, non c'è. Si dice che ci sono i vampiri che succhiano il grasso, quindi compivano delle liposuzioni a distanza. Ecco, questo ci fa Io ne avrei rimpiangere il bisogno, fatto innanzitutto. che avremmo bisogno tutti, questo ci fa rimpiangere il fatto che i vampiri forse non siano mai esistiti. E comunque, appunto, questi uomini e queste donne visualizzano i morti che ritornano, i quali alcuni lasciano dei messaggi, altri no, ma in genere poi colui che ha ricevuto la visita muore dopo un numero determinato di giorni, che possono essere o 3 o 7 a seconda delle narrazioni. Questo dipende dal fatto che sono due numeri particolari, il 3 perché sono i giorni dopo i quali Cristo è risorto, e questo è un ribaltamento, il vampiro è un Cristo ribaltato, per così dire, e 7 perché è un numero impuro nelle comunità slave, in quanto viene considerato un numero giudaico e quindi legato ad un'altra forma di impurità. Naturalmente, in questo periodo, cioè, lui dice, Glaser chiede, sì, ma chi sono questi vampiri che vogliono da voi? Ed è una delle prime volte proprio che si parla di vampiri in un testo scritto da un occidentale, perché poi manderà il referto a Belgrado, dice, ma questi vampiri chi sono? Dice, sono appunto i morti nell'ultimo periodo, però non è che sono tutti vampiri. Noi siamo andati a riesumarli e abbiamo visto che alcuni di loro sono decomposti, altri no. Quindi vuol dire che i vampiri sono quelli non decomposti. Ora, anche su questo fatto, il vampirismo è un fenomeno che si verifica quasi esclusivamente d'inverno, perché l'inverno è il Si periodo che conservano sporta questa. meglio. Sì, perché innanzitutto c'è la questione psicologica di cui ho parlato prima, cioè si porta questa carica negativa del i morti sono qui che stanno ritornando, devono convivere con noi, ci vogliono sfottere. E poi materialmente, specialmente a latitudini più alte o in montagna o dove, in questi paesi balcanici sono sempre paesi difficilmente raggiungibili, paesini. Il morto ha dei tempi di decomposizione evidentemente più lunghi, quindi più facile trovare dei morti non decomposti. E la cosa che in questo primo verbale, che non viene pubblicato subito, mi ha colpito, perché poi immaginate, questi sono verbali scritti da ufficiali medici austriaci che non è che proprio diano sfogo letterario alle proprie idee, diciamo, sono verbali molto. Immaginiamo i verbali dei carabinieri, ma scritti così in fretta e furia, quindi bisogna fare proprio il contropelo per riuscire a capire che cosa vogliono dire. Lui dice che probabilmente, almeno così sono additate dal resto della popolazione, le arci vampire, cioè coloro che avrebbero scatenato questa sorta di infezione, vampirizzando tutti gli altri, sono due donne. E anche questo è singolare, perché il vampiro noi ce lo immaginiamo come un vampiro uomo. Ci sono naturalmente casi anche letterari, come Carmilla di Lefanu, che è una vampira donna, ce ne sono tantissimi, ma sono delle costruzioni letterarie successive. Quando pensiamo al vampiro, per noi è un uomo. Invece, se andiamo a vedere i documenti, spesso si parla di vampire donne, e questo perché in fondo sono, ad essere vampiro, è sempre il più marginale della comunità, quindi le persone che non avevano una famiglia, non avevano dei commilitoni, perché era una zona fortemente militarizzata, non avevano nessuno.
Infatti, di queste due donne ci viene detto che la prima, che si chiama Milica, era una donna che proveniva dal di là del confine ottomano, e già questo la metteva in una situazione di sospetto, perché avrebbe potuto Indagata numero avere uno. esattamente una che viene da un mondo musulmano, probabilmente si è portata dietro quella sorta di infezione religiosa dei musulmani. E di Milica si racconta che durante la vita era una donna molto secca, molto magra, ma che viene trovata, loro dicono, ingrassata. Noi ovviamente diremmo enfiata, rigonfia dei gas putrefattivi, ma per la mentalità dell'epoca, immaginate persone che sono disperate, non sanno a che cosa appigliarsi, che non sono mai andate a scuola, eccetera, per loro è quella stessa donna che adesso si sta gonfiando, semmai suggendo le energie da parte di coloro che nel villaggio con lei forse non avevano mai condiviso neanche un tozzo di pane, non lo so. Di lei ovviamente si dice che è una donna sola, quindi non ha nessuno che può mettersi davanti alla tomba e dire no, questo corpo è decomposto, passate al successivo. L'altra donna si chiama Stanno o Stanas, perché sono due verbali, un verbale viene chiamata Stanno, nell'altra Stana, e questa donna si trova in una condizione ideale per essere ritenuta una vampira, perché è morta di parto. Essendo morta di parto, secondo un po' tutte le tradizioni di tutto il mondo, non ha portato a compimento la missione fondamentale della sua vita, quindi lei e il bimbo o la bimba, non sappiamo, vengono sepolti. E la cosa, anche qui c'è una cosa molto straziante tra quel che è detto e quel che non è detto, perché noi non sappiamo neanche se questo povero bambino o bambina, perché poi in tedesco è das Kind, quindi è neutro, quindi non si specifica se è un bambino o una bambina, sicuramente non era nata, ma sicuramente non è stata neanche battezzata, quindi non viene sepolta nel cimitero, e viene sepolta, si dice, ecco, in quella che all'epoca veniva chiamata la sepoltura dell'asino, cioè la sepoltura degli animali o dei suicidi al di fuori del cimitero. In questo caso, dietro un cortile, si racconta, si descrive dove abitava la madre e non dove abitavano i genitori. La qualcosa fa pensare che anche in questo caso Fosse una donna probabilmente sola. fosse una donna sola. E poi la storia continua, perché naturalmente ci sarà una seconda ispezione, che poi sarà quella che lancerà il caso, e nella seconda ispezione, quando le autorità incominciano a preoccuparsi e inviano un ufficiale chirurgo, quindi non più un medico, ma un chirurgo che possa compiere le autopsie per vedere se davvero questi corpi sono decomposti oppure no, e per quello che possiamo capire noi, certo non erano indecomposti, erano corpi lasciati al freddo e quindi insomma un po' congelati, ecco. Però si dice che dopo poche settimane, il 27 dicembre, si dice non ho potuto fare niente, non ho potuto controllare il corpo del bambino o della bambina, perché i contadini, siccome tra un'ispezione e l'altra, se mai rimettono i corpi a posto con qualcuno che vigila, ma in una comunità in cui alcuni sono morti, altri stanno male, altri gridano, altri fanno questo e quest'altro, il corpo del bambino o della bambina non lo abbiamo trovato perché è stato divorato dai cani. Quindi ci dà questo senso proprio di straziante dolore che si viveva in queste comunità, e
l'abbandono in cui tutti erano lasciati, specialmente quando non avevi una famiglia. Quindi il Conte Dracula, il signor Conte Dracula che attraversa il castello con tutti i blasoni alle pareti, ebbene, cioè, nei vampiri reali, quelli di cui si aveva paura negli anni 30, 70 del 700, non erano certo conti, non erano nobili, non avevano attraversato castelli, forse l'unico castello che avessero mai attraversato era il castello della propria disperazione. Però mi perdoni, professore, in realtà la cosa comune tra il conte Dracula e questi vampiri è la modalità di uccisione, no, del vampiro stesso, perché prima delle due donne, ho letto dal suo libro, si parlava di un altro caso, di un uomo, sempre del villaggio di Medveja, che era stato riesumato, poi gli era stato conficcato il paletto, decapitato e poi bruciato, giusto? Quindi alla fine poi queste modalità di uccisione del vampiro poi sono durate nei secoli, si sono tramandate nei secoli fino ai giorni nostri, tant'è vero che anche oggi tutti noi sappiamo, no? Come uccidere un vampiro, anche se in realtà Sì, stiamo parlando di fantasmi. nei paesi slavi sì, e anche in Romania rimane quest'idea di decapitare, trapassare, appunto strappare il cuore, prima bruciare il cuore e poi bruciare tutto il corpo. Le dirò di più. Questo trapassare, questo è tipico dei paesi slavi. Nei paesi germanici in genere si taglia la testa. E si mette qualcosa in bocca o delle pietre per evitare che il morto, per esempio, il morto si seppellisce in maniera prona con una pietra sulla schiena per evitare che possa alzarsi. Quindi ci sono varie tradizioni. In Romania, con un fuso da calza si trapassava il cervello da una parte all'altra o con una rosa canina, quindi ad un certo punto dico non regalate rose ai vostri vampiri. Però per dire, questa idea del trapassare, da quello che ho potuto capire, può essere una libera elaborazione da parte degli abitanti dei paesi balcanici, però sembra riprendere una tradizione di cui abbiamo notizia negli anni intorno al 1000, da Burcardo di Worms, in cui si dice che spesso le donne, quando morivano di parto, venivano sepolte con il bambino in grembo e un fuso, un paletto, un qualcosa che le tenesse arpionate. Quindi, dopo è stato interpretato come un voler straziare quel corpo, ma nelle prime manifestazioni era un modo, il paletto era un modo per tenere il corpo arpionato, tant'è che per esempio in Bulgaria una pratica abbastanza diffusa era quella di inchiodare i corpi alle tombe e Ma benché questo la veniva cosa per tutti i corpi o solo per quelli, per quelli che ritenevano sospetti, sospetti? e si poteva essere sospetti Molto poco. per Infatti un milione di cause. E, ci per chiedono esempio, in, qual era il sospetto di essere vampiro. Lo stanno scrivendo qui. ora lo chiedi, ora lo diciamo, ma dicevo, venivano inchiodati in Bulgaria, ma per esempio in Polonia e in tutta una zona in Polonia, benché siano prove che ancora adesso gli archeologi stanno valutando, venivano sepolti con un falcetto al collo e talvolta con un lucchetto al piede, così che qualora avessero voluto alzare la testa, si sarebbero tagliati la testa da soli. Quali sono i motivi per cui uno diventa vampiro? Tutto naturalmente dipende dalle singole realtà Sì, per culturali, forza. perché quello che vale nel villaggio A non vale nel villaggio B, non vale nel villaggio C. Però diciamo che c'è una differenza
fondamentale tra il modo in cui lo intendiamo noi il vampirismo e il modo in cui lo intendevano loro, e soprattutto, visto che il vampirismo strutturalmente ha molto a che fare anche con la stregoneria, tra il modo in cui la stregoneria veniva intesa in Occidente, in Europa occidentale, e il modo in cui il vampirismo slash stregoneria sono due cose che si assomigliano, anche se per noi è un po' difficile capirlo, veniva intesa in Europa orientale. Cioè, per noi la strega, almeno per la cultura dal tardo Medioevo in poi, è una che fa il patto col diavolo, quindi è una persona che scientemente decide di voler essere, tra virgolette, eretica e di voler avere dei poteri particolari che poi il diavolo le conferisce. È una questione di volontà. Per il vampirismo, si parla più che altro di stigmi che possono essere stigmi di nascita, cioè tu sei nel mondo slavo, tu sei destinato dalla nascita a diventare vampiro. Quali possono essere questi stigmi? Molti variano ovviamente, però per esempio in molti contesti essere nato con la camicia, che da noi era una cosa positiva, perché vuol dire che eri protetto dalla Madonna, ti potevano Sì. Poi sparare. No? ricordiamo qual era questa camicia in realtà, che era La no, camicia la amniotica, placenta. il Amniotico. sacco amniotico. Quindi, per nei paesi slavi, essere nato con la camicia significa l'esatto contrario, cioè significa avere, se per noi la camicia era una metafora di protezione, io ho una specie di cappa addosso e quindi sono protetto dalla Madonna, secondo la leggenda se mi sparano qualcosa con una pistola, poi la pallottola va via, eccetera. Per i paesi dell'Europa dell'Est la camicia era una seconda pelle, quindi un'attitudine alla metamorfosi, un cambiare. Un cambiare che in alcuni contesti, anche qua, le cose si mescolano a un certo punto, significa cambiare e poter avere la metamorfosi in un uomo lupo, in un lupo mannaro, in altri in un vampiro, in altri in una strega. Quindi la camicia è una costante, specialmente quando la camicia era scura, perché la camicia talvolta può essere più irrorata di vasi sanguigni, o può essere grigiastra, e quindi queste camicie scure facevano molto paura e avevano tutto un valore magico. Poi, per esempio, li prendo così perché ci sono libri interi sui segni vampirici. Poteva essere l'esser nato con i denti in Polonia, e esser nata con i denti significava esser nato già pronto a mangiare, a divorare. E nel libro ho riportato un caso che a noi sembrano queste cose lontanissime, ma sono vicine, drammaticamente vicine. Un caso di un bambino nato negli anni 30, quindi ripreso da un giornale, che in un villaggetto della Polonia è nato con i denti. E gli abitanti del villaggio tanto parlano, tanto convincono il padre, che alla fine il padre prende l'ascia con cui tagliava la legna e taglia la testa al figlio. Stiamo parlando degli anni 30 del Novecento stavolta, però. Anni 30 del Novecento. Quindi. Cose vicinissime. Poi, per sì. esempio, poteva avere i capelli rossi, avere gli occhi chiari. E tant'è che c'è questo, gli occhi chiari, non, specialmente cerulei, non bisogna averli dalla Romania alla Tessaglia, quindi all'Alta Grecia. Tant'è che all'inizio del secolo scorso, Novecento, Lawson, che era un etnografo inglese, appunto va in missione etnografica in Grecia. E dice che non riesce a parlare con nessuno perché lui ha gli occhi chiari, è un inglese, e le signore, appena lo vedono, si fanno il segno della croce e scappano. Questa cosa
Incredibile. è straordinaria, ma un altro aspetto fondamentale era, io abbiamo parlato prima del tagliare la testa, tutte quelle cose lì. Se andiamo via dal mito e vediamo i documenti reali, ci rendiamo conto che le tecniche di contrasto del vampiro potevano essere assai più bizzarre e dal nostro punto di vista assai più disgustose, perché la tecnica base era cospargersi la pelle con la terra del presunto vampiro. Ma una delle cose che si faceva era anche appunto bruciare il vampiro e poi disciogliere le ceneri nell'acqua e bere quel corpo morto, perché si riteneva che la forza fosse rimasta là imprigionata e tu in questo modo la riacquisivi. E un fenomeno del genere, anche qua sono cose lontanissime nei secoli, è stato attestato nel 2004-2005 Però in Romania. Quindi, insomma, diciamo, noi non sappiamo se i cannibali, siano, cioè se i vampiri siano stati davvero cannibali, cioè se i vampiri davvero ci hanno mangiato qualcosa, ci hanno succhiato il nostro sangue, il però sappiamo che i contrario. vivi erano cannibali nei confronti dei morti, perché per stornare la malattia prendevano le cose più luride presenti nella tomba, anche i liquami putrefattivi, eccetera. Alcuni ne facevano un pane da distribuire, si dice in Russia. Facevano il pane impastato col sangue del vampiro, lo buttavano giù a bicchierate di vodka. C'era soltanto l'imbarazzo della scelta, ecco. Mamma mia. Di questa necrogastronomia. Davvero incredibile. E l'Italia invece, professore, quando è arrivata poi il mito del vampiro? Cioè, nel senso, è arrivato molto dopo, cioè con la produzione letteraria, o già da questi fatti, partendo da Medvegia, a seguire poi è arrivato anche in Italia, e poi soprattutto come ha reagito, se ha reagito la Chiesa, perché poi la Chiesa, no, ha il suo fan come personaggio di resurrezione, quindi avere anche altre persone che risorgono non credo che l'abbia presa bene, se l'ha ritenuta un'informazione va cioè, valida da essere tenuta in considerazione. Non so se Sì, in questa sua domanda ci sono almeno 10 domande, ognuna delle quali richiederebbe mezz'ora, però cercherò No, di no. fare, no, cercherò di Cioè fare io una sintesi, farò una sintesi estremamente rapida. Dal punto di vista della conoscenza dei fatti di Medvegia e dei fatti successivi, perché naturalmente Medvegia è il primo caso, poi da quel momento in poi la notizia va sui giornali. E ognuno dice: sì, anche nel villaggio che ho visto io è successa una cosa del genere. Insomma, l'Europa incomincia a tremare. L'Italia conosce subito i fatti, tant'è che c'è questo grande vampirologo, che poi era Giuseppe d'Avanzati, arcivescovo di Trani, che scrive il trattato sul vampirismo, che ancora in commercio, sia in commercio pubblicato da una casa editrice, sia leggibile su Google Books, e in cui spiega perché i vampiri non possono esistere. Ecco. E lo segue, di lì a poco, Prospero Lambertini, ovvero Papa Benedetto XIV, il quale aveva scritto questo libro monumentale in 4 tomi sulla canonizzazione dei santi, e quindi proprio un manuale procedurale. E il fatto è così all'ordine del giorno, è così importante a livello teorico, che si sente in obbligo di aggiungere nella seconda edizione, una volta che è già asceso al soglio pontificio, quindi che è già diventato papa, quindi un papa che è consapevole che sta pubblicando un libro da papa, quindi non può dire la prima cosa che gli salta per la mente, aggiunge un paragrafo
in cui parla di vampiri, perché la questione sostanzialmente era questa. I cattolici credevano ai santi dal corpo incorrotto, specialmente nel periodo che va dalla Riforma protestante fino al 7-800. Quindi avevano grande sospetto nei confronti di tutti gli altri corpi che non si decomponevano. Allora, i cattolici, che fanno tutti i razionalisti in questo periodo, perché naturalmente sono morti, che si muovono in territori un po' più lontani, e dicono: vabbè, gli unici corpi che non si decompongono sono quelli che sono quelli dei santi, quindi quelli che non si decompongono per volontà divina. Tutti gli altri, probabilmente, se non sono decomposti, non sono decomposti per motivi naturali. Quindi fessi i tedeschi e fessi, quindi riformati, e fessi gli ortodossi, che vedono un corpo che non si è decomposto per motivi naturali e pensano che sia il demonio, pensano che sia il vampiro. Dall'altro lato ci sono i protestanti, perché è vero che quasi tutti i fenomeni di cui stiamo parlando si verificano in terre ortodosse, però le devotte erano sempre tra cattolici e protestanti, erano loro che si davano le botte usando l'esempio di quello che stava succedendo ad est, e i protestanti dicono: ma che gli unici corpi che non si decompongono per colpa del diavolo. Loro avevano un tipo particolare di vampiro che si chiama Nakzerar, cioè il divoratore di sudario, perché questi morti venivano scoperti nelle tombe mentre divoravano il proprio sudario, o addirittura divoravano se stessi, divoravano quelli che avevano accanto, eccetera, però appartengono la stessa famiglia dei vampiri, per così dire, e quindi questi sono gli unici indecomposti. Tutti i santi che la Chiesa Cattolica adesso si gonfia il petto di avere come santi dal corpo indecomposto, quindi o sono indecomposti naturalmente, o addirittura sono vampiri. Capite bene che la Chiesa Quindi i deve vampiri hanno accettare. scatenato un casino, praticamente anche a livello di Esattamente. religione. E il Papa interviene proprio per questo, perché dice: no, i santi dal corpo indecomposto che abbiamo noi sono santi davvero, e non vi azzardate neanche a dire che sono vampiri. Ma poi c'era la cosa buffa, in questo, naturalmente tutto questo è molto drammatico, però mi è piaciuto leggerlo in chiave anche un po' buffa. La cosa buffa è che per i cattolici esistono soltanto i santi, per i protestanti esistono soltanto, diciamo, i vampiri, comunque i corpi che non si decompongono per delle azioni malefiche, e poi ci sono gli ortodossi, che erano soggiogati da tutti, perché poi sono paesi che non hanno mai avuto troppa pace dal punto di vista politico, e che credevano sia ai santi sia ai vampiri. E quindi poi si crea una sorta di deregulation, per cui tu trovi il corpo, un corpo non decomposto casualmente, un corpo di una persona di cui non conosci storia, perché semmai è stato sepolto lì tanto tempo prima, e devi iniziare ad inventarti la storia per capire se è un santo o un vampiro. E quindi c'è poi, alla fine del 600, un documento del Sinodo di Mosca che dice: statevi attenti, noi sappiamo che state riempendo le chiese di persone di cui non sapete niente, perché non esisteva una fabbrica dei santi, cioè una struttura per il processo canonico di canonizzazione, ecco, Grazie. simile a quello cattolico nel mondo ortodosso. Allora, dice il Sinodo di Mosca: facciamo una cosa, adesso, nel momento in cui trovate un corpo indecomposto, voi chiamate la Chiesa e noi decidiamo che cosa fare, ma non prendete decisioni, perché rischiate di bruciare un santo
o di mettere in chiesa un vampiro. E questo. Bellissimo, questa storia dei conflitti tra chiese sui vampiri non la conoscevo sinceramente, ed è veramente una notiziona per me. Però, allora, professore, visto che io non voglio veramente l'ascoltare veramente tutta la notte, ma non voglio trattenerla oltre quello che avevamo pattuito, insomma, di fare bene o male quasi un'oretta, infatti sono quasi le 10, per cui io proporrei questo: se lei vuole andare avanti, andiamo avanti tranquillamente. Io volevo farle solo un'altra domanda, ne avrei tante da fare perché io me le ero segnate tutte, ma abbiamo fatto sino due, però va bene lo stesso, magari avremo modo anche di fare altre dirette se lei è E disponibile. soprattutto i nostri amici avranno modo di comprare il libro. Esatto, perché poi lo Le ricordo ancora una risposte sono volta, lì. le risposte sono tutte qui nel libro del professore Vampir, in cui ci sono molte cose di quelle che abbiamo detto stasera, ma ce ne sono veramente tante, cioè un indice pazzesco, perché parla poi anche degli ammazzavampiri, di tutte queste leggende. E di tanto, veramente tanto. L'unica cosa che volevo chiedere io per curiosità mia è riguardo a un po' al simbolismo, ai simboli legati al vampiro, cioè per esempio il pipistrello, l'aglio, che sono cose, no, che poi sono venute fuori, penso anche col tempo, se hanno dei legami con questi fatti originari, oppure se sono cose che sono state aggiunte dopo. Sono cose che sono state aggiunte dopo anche per incomprensioni che poi sono diventate quasi fatti veri, perché per quanto riguarda il vampiro, il pipistrello non è mai menzionato nei racconti etnografici, anzi il pipistrello in alcune regioni come la Macedonia porta bene. Il vampiro paradossalmente si poteva trasformare in tutti gli animali, soprattutto in un lupo, ecco perché questa somiglianza anche con l'uomo lupo di cui abbiamo parlato. In alcune culture addirittura esiste un'unica parola, come Vrykolakis, che designa sia il lupo sia il vampiro, ma anche gli animali da cortile e soprattutto. Per esempio, in Romania l'animale più temuto è la farfalla, che a noi sembra un animale innocuo, anzi, la parola farfalla psiche in greco significa sia anima sia farfalla, perché in questo suo muoversi quasi lottando contro la gravità sembra qualcosa che esce dal corpo. Ma loro avevano in particolare paura delle falene teste di morto, e spesso si racconta che in Romania, quando se ne vedeva qualcuna, venivano infilzate come se stessero davvero uccidendo il vampiro, perché la falena testa di morto è l'anima o lo spirito che è venuto fuori dalla bocca di qualcuno e deve essere infilzato. Quando viene fuori l'idea del vampiro? Viene fuori nel Settecento, quando Linneo, il grande naturalista, sta scrivendo tutta una storia naturale, viene informato che ci sono dei grandi pipistrelli che vivono in Sud America. Teniamo conto che i pipistrelli che vediamo noi e che quindi vedevano anche nei paesi balcanici sono animali grossi così. I pipistrelli del Sud America e del Sud Africa possono avere un'apertura alare anche di 2 metri, sono grandissimi. Lui, Linneo, proprio perché scrive pochi anni dopo rispetto ai fatti di Medvegia, chiama uno di questi pipistrelli appunto Vampire.
E da quel momento si pensa che i pipistrelli possano succhiare il sangue. Si tenga presente che poi si è scoperto che quel pipistrello a cui lui faceva riferimento, che poi è la volpe volante, è un pipistrello assolutamente vegetariano. Ma successivamente, 20 anni dopo ancora, Leclerc, quindi Buffon, scrive questa grande storia naturale, in cui parla di pipistrelli in Sud America, che addirittura riuscirebbero ad aderire sul corpo umano, avendo come una specie di lingua che penetra nei tessuti e succhia il sangue durante la notte, per cui tu te ne accorgi soltanto la mattina. E da quel momento in poi, anche questo non è vero, nel senso che ci sono dei pipistrelli che succhiano il sangue, però non in queste modalità, e da quel momento in poi, siccome questo libro di storia naturale, libri di storia naturale, un libro di storia naturale che è anche molto ben inciso, ci sono un sacco di immagini, è un libro da biblioteca, ecco, questo libro di storia naturale ha grande successo per tutta l'Europa, si diffonde l'idea che il vampiro sia legato al pipistrello, ma nelle culture tradizionali questa cosa non esiste. Poi naturalmente ci sarà Bram Stoker che cristallizzerà questa unione, ma è una cosa che appartiene al mito letterario. Non so Bene, se mi era chiesto un'altra cosa, però dell'aglio questo mi forse. ah, e l'aglio è la stessa cosa, l'aglio. Ma anche nella medicina medievale, per il suo odore intenso, veniva considerato un antipestilenziale, quindi un antidiabolico, è la stessa cosa, e veniva usato molto in Romania per chiudere la bocca delle persone che si riteneva potessero essere vampiri. Nel momento in cui cioè Bram Stoker, legge questo saggio di Emily Gerard sulle tradizioni in Transilvania e da cui trae ispirazione per le sue cose, perché poi voi sapete che Bram Stoker non si è mai mosso dall'Irlanda e quindi tutte queste cose le legge così, prende questo elemento dell'aglio che era legato alla Transilvania o comunque al mondo rumeno. E lo rende universale, quindi l'aglio sconfigge tutti i vampiri. Invece era un antidemoniaco, un'antimalattia, come in fondo tutte le sostanze dall'odore pungente, come ad esempio l'aceto. Però se ci fosse stato un Bram Stoker che avesse letto di tradizioni non so, versare la aceto sui corpi per evitare che ritornassero, probabilmente adesso avremmo un mito molto diverso. Ma l'aglio, la cosa buona è che è passato di moda, perché siccome adesso non si mangia più l'aglio, i giovani vogliono le cose senza aglio, eccetera, se è nota anche nei film sui vampiri, ha un aspetto un po' troppo rustico per essere messo addosso. Si immagini, non so, il protagonista di Twilight con una corona d'aglio addosso, ha un aspetto troppo rustico Effettivamente. sì, per avere a che fare con i vampiri metropolitani, quindi diciamo, per un vampiro newyorkese è meglio prendere un paletto e conficcarlo piuttosto che andare a fare la spesa dal discount sotto casa, comprare dell'aglio e metterlo da qualche parte. Professore, se vuole, prima di chiudere, volevo leggerle un paio di domande che sono arrivate adesso tipo in chat. Se... Intanto Sono leggo che qualcuno. rapidissime. Dipende da lei. intanto leggo che anche qualcuno ha già acquistato il suo libro, ce l'ha già, per cui ancora meglio. Bene, e fatene comprare altri. certo, adesso dopo lo ricordiamo. Mi chiedono se c'era qualcuno immune dai vampiri. Immagino forse i ricchi che non avevano voglia di essere decapitati dopo la morte. Anche già nei fatti di Medvegia c'erano alcuni soldati che erano stati considerati non vampiri quando hanno riesumato tutti i cadaveri, insomma, del piccolo cimitero, no? Forse era quella Però l'immunità. potenzialmente tutti,
tutti possono essere colpiti dal vampirismo. Naturalmente il fatto che sei ricco e qualcuno che ti protegge e dice che il tuo corpo è decomposto, evita un sacco di grane, ma c'è il caso, lo leggerete, di Kunze, che addirittura era stato il borgomastro della città, quindi il sindaco, e che da essere un poveraccio era diventato ricchissimo, eccetera. Alla fine, siccome scavano attorno alla chiesa e non succede niente, cioè le epidemie, i fenomeni strani che avvertivano non vengono meno, fanno qualcosa che non si fa. Allora, dicevo i poveracci, anche perché i poveracci venivano sepolti così in maniera un po' improvvisata. I nobili, i ricchi, venivano sepolti nelle chiese, quindi coperti col marmo, doveva avere l'autorizzazione della chiesa, l'autorizzazione civile, dovevi fare un sacco di casino. Nel caso di Kunze, di Peter Kunze, loro alla fine sono così convinti che sia lui, ma non aveva fatto niente nella vita sua, ma per una serie di fatti che vengono ricostruiti successivamente, che assaltano la chiesa, divelgono il marmo e tirano su il cadavere che appare in decomposto, eccetera. E dicono che però è pesantissimo perché in qualche modo sta cercando di rimanere al suo posto. Un po' come si racconta nelle agiografie, quando c'è la traslazione di un santo, il santo che diventa pesante, ci vogliono Infatti, 3 anni. quello stavo per dirlo, cioè, ci sono molte comunque similitudini anche, no? Con storie di santi, con altri aspetti anche. I termini della narrazione, della nostra fantasia, della nostra costruzione delle storie, sono sempre quelli. Quindi Sì. poi alla fine viene bruciato Kunze. Quindi potenzialmente, allora, in genere diventi vampiro se sei un poveraccio. Qualche volta, se il villaggio è esasperato e non trova un capro espiatorio, sale di livello sociale e arriva anche ai nobili e ai ricchi. Le faccio un'altra domanda che le avevo detto, fatta da Gianluigi, che scrive: mi riallaccio al discorso del lupo, sono irpino, terra di lupi, qui è molto radicata la cultura delle Iannare. Tutto questo potrebbe avere correlazione con i vampiri? Ma Non lo so se ci sinceramente sono. non lo so, ma il mito del lupo, allora diciamo così, il mito del vampiro nasce dal mito dell'uomo lupo, perché la prima attestazione di una parola che abbiamo, che è vulcolacos, insomma, significa pelle di lupo. E all'inizio sembra che queste cose fossero legate a delle manifestazioni. Io vi ho raccontato che nel periodo invernale c'erano molte danze di persone con le pelli di lupo, eccetera. Questi sono antichi riti pagani, riti nei quali, specialmente quando si cade in trance, ci sono dei ritmi, si bevono delle pozioni. Si sente di essersi trasformati in lupo. Ora, in alcune culture, questi mo antichi momenti pagani di trasformazione del lupo, di trasformazione nel lupo, e che appunto legavano la comunità intorno ad alcune persone, vengono tradotte in riti di streghe, riti di maghi che da viventi acquisiscono delle funzioni che sono funzioni magiche. In altre culture, per una questione di cui non vi ho parlato, ma adesso è un po' tardi parlare, cioè nelle culture cattoliche sostanzialmente c'è un controllo maggiore dei limiti tra vita e morte, e quindi se queste persone si trasformano in lupi, probabilmente semplicemente stanno facendo un sabba, stanno facendo un rituale legato al diavolo. Nei paesi ortodossi è molto più blando il rapporto tra vita e morte,
E quindi queste persone che si vestivano da lupo diventavano lupi e addirittura in questo modo riuscivano ad influire sulle piogge, quindi ci sono i famosi maghi tempestari. Poi si incomincia a pensare che queste persone, una volta morte, continuino ad esercitare la propria azione in maniera postuma e diventino vampiri. Noi abbiamo, per così dire, splittato le due figure e quindi abbiamo colto la storia a metà del Settecento, quando le due figure si erano già completamente divise, ma se risaliamo sull'asse dei tempi, ci rendiamo conto che quando abbiamo le prime attestazioni, quindi nel XIII secolo, le due figure erano ancora insieme. Cioè, non era tanto importante essere vivi o morti se eri un soggetto che apparteneva a questi che compivano dei rituali ancora pagani, probabilmente. Da vivo ti trasformavi in lupo e da morto ritornavi o sotto sembiante di essere umano o sotto sembiante lupesca o di altro animale. Insomma, poi questo cambia veramente da villaggio a villaggio. Bene, io ringrazio veramente di cuore il professore per questa serata davvero Grazie a te. illuminante e davvero interessante. Ricordo ancora una volta il suo libro, Vampir, edito da Einaudi, che è in libreria, uscito da pochissimo, che vi straconsiglio, altrimenti non avrei nemmeno fatto la live col professore, perché veramente argomenti interessanti come avete potuto sentire e tra l'altro molte di queste cose. Alcune di queste cose sono all'interno del libro e naturalmente non abbiamo spoilerato tutte le informazioni contenute nel volume, ma c'è tanto altro da raccontare, tanto altro che è scritto qui dentro. Per cui io veramente ringrazio di cuore il professor De Ceglia Grazie a lei. è sempre il benvenuto quando vuole, noi ci siamo per fare due chiacchiere e penso che i nostri amici siano contenti di questa live perché vedo che sono rimasti quasi tutti fino alla fine, anzi, di solito c'è sempre no, un po' di vai e vieni nelle live, invece vedo che evidentemente l'argomento è stato molto interessante. Guarda, ringrazio E niente. io tutti, sono contento anche dal fatto che esistano adesso queste occasioni di confronto così virtuali. Se avete bisogno di qualche chiarimento, un chiarimento che si possa spiegare così via mail in maniera molto rapida, potete contattarmi, se no organizzeremo qualche altra cosa. Il mondo Volentieri. è pieno di mostri, non ci sono soltanto i vampiri, quindi eventualmente parleremo di qualche altra cosa. Bene, bene, professore. Io sono contento che lei ci dia la disponibilità perché io sa, ne approfitto subito, quindi no, non sia troppo largo di maniche, come si suol dire, perché io la porto qui ogni settimana, se no. Vabbè, poi ci mettiamo d'accordo. Va bene, sì. Sto scherzando naturalmente. Poi, allora, la stanno ringraziando tutti perché vede, non so se riesce a leggerli anche lei i commenti che stanno scrivendo qui nella Sì, chat. poco perché io poi Ah, è sono vero, abbastanza c'è un problema di anziano. occhiali. Sì, devo cambiare gli occhiali, quindi alcuni riesco a leggerli, altri no, No, anzi, stanno poi. scrivendo che è stato tutto molto interessante, la sua disciplina rapisce, ha scritto qualcuno, ringraziano per la live, salutano a Ringrazio lei, io voi. Se insomma, dovessero scrivere, se dovessero scrivere riveremo anche ancora, a. dai, faccio questa promessa insieme a lei davanti a loro, così almeno siamo tutti tranquilli, ci rivedremo ancora in live col professor De Ceglia e magari, non so, la prossima volta scrivete prima gli argomenti che volete trattare riguardo naturalmente questo tema e così almeno il professore vi illumina su tutti i vostri D'immenso, dubbi sì. d'immenso proprio di notte perché comunque si parla di vampiri ma vi illumina lo stesso. Buona serata e buonanotte a Professore, grazie tutti. ancora di tutto, grazie, Arrivederci. grazie, buona serata a lei, grazie.